Ciao a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo nell'angolo di Dark Lucifer High Tech. Questa volta cercherò di cambiare la pellicola che protegge lo schermo. Come tutti ben sapete sono pellicole un po' particolari, quelle che ci sono già nella confezione. Sono pellicole che alla fine lasciano il tempo che trovano e quindi noi dobbiamo andare in giro per negozi, per internet a cercare queste nuove pellicole da applicare sopra il nostro N8. Premetto, in teoria, ma anche in pratica, bisognerebbe fare un trattamento. Uno, andare in bagno, aprire tutti i lavandini, vabbè, non dovete allagare casa, ma semplicemente fare in modo tale che il bagno crei quest'umidità. L'umidità non darà vita a polveri, quindi questo pulviscolo maledetto che continua a posarsi sul cellulare non ci sarà. Prendete la pellicola, che in questo caso è abbastanza semirigida, ed penso che andrà applicata in questa maniera. Forse è arrivato il momento di iniziare. Applichiamo la pellicola. Ed eccoci ragazzi, siamo nel mio bagno. Sto crepando di caldo, voi non ve ne rendete conto perché ho aperto l'acqua calda, sto sudando, sto crepando. Il mio panno in microfibra purtroppo è ancora bagnato. Porcaccia la miseria. Iniziamo col togliere la custodia. Ecco fatto. Togliamo la sua schifezza qua. Era veramente uno schifo, oltretutto opaca. Va bene che questo cellulare ha i Gorilla Glass, che sono quegli schermini, quel vetro, diciamo, che è particolarmente forte e tutto, però mi dispiacerebbe rigarlo. Possibile che mi arrivino sempre messaggi mentre faccio video? Sì, è possibile. Ecco la pellicola nuova. Dovremmo incominciare a tirare via questa linguetta tirandola in giù. Quindi incominciamo, assicuriamoci sempre che non ci siano pelucchi in mezzo. Ecco fatto, pellicola inserita, nessun pelucco all'orizzonte, togliamo l'altra, è incredibile, era proprio sotto qua, non l'avevo vista. Togliamo questa e poi mettiamo in quadro quel punto lì. Ecco fatto. Se ci sono dei punti che non vi piacciono e l'avete visti dopo perché magari come me erano coperti, si può sempre ripassare con pellicola già sopra, tanto poi va eliminata, quindi. Io sto usando questo, ma è semplicemente un cartoncino un po' spesso, non appuntito. Potete usare qualsiasi altro cartoncino. Mi sembra che il lavoro è venuto più che bene, anche alla vista una bella sensazione. Bella pellicola. Vi devo dire il prezzo di questa pellicola. Però per tutto il resto si passa in camera, perché sto morendo. Andiamo! Ed eccoci qua, con tutta la roba, anche se questo è mio. Il suo era questo qua, che fa un po' cagare, però vabbè, non fa niente, perché io con questi qua risolviamo tutto. Poi c'è la seconda, quindi io ne ho acquistate due, e ora vi faccio giustamente vedere il prezzo. Pellicola film protezione display 3 strati per Nokia N8, 2,50 euro, signori, 2,50 euro, e vanno molto molto bene. L'importante è come le si applica. L'ho provate e devo dire che funzionano molto molto bene. Io ne ho acquistate due, quindi ho speso 5 euro e mi sono tolto la paura. E vi assicuro che vanno molto molto bene. Spesso e volentieri nel web troviamo delle pellicole da 10, da 11, addirittura ho notato qualcuno addirittura da 17 euro. Le ho anche provate, ma per un altro Nokia che avevo acquistato tempo fa. Sicuramente sono qualitativamente maggiori. Se quella da 17 euro mi dura 3 mesi e l'altra da 2,50 euro mi dura 2, non ha senso. Con 2,50 euro è una pellicola che va molto 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 bene. Quindi state attenti, non spendete cifre esagerate per queste cose, perché vi assicuro che queste vanno molto molto bene. Ora, come vedete, purtroppo la polvere si sta impadronendo di camera mia, ma non so se vi rendete conto, va benissimo. Adesso farò qualche prova, ovviamente non ludica, ci mancherebbe. Proverò sicuramente cose come magari la suite di Office. Che cazzo! Oh, cazzo!
PowerPoint. Ti beccherò. Excel. No. No. Word. No, ho sbagliato, Access. No, il primo colpo. Publisher. Oh. Ah. Il porco, anzi no, il porto. E molti, molti altri programmi. Tutti di un certo spessore. Mica mi metto a giocare io. Questo gioco è tremendo. No, no. No, 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 no. Fermati piano. Vinto? Un po' di tosse. Vabbè. Prima di salutarvi del tutto, vi voglio solo ricordare un paio di cose. Uno, ringrazio anche da questo canale per l'altro canale, Dotgame. Vi ringrazio anche a voi che comunque da questo vi siete iscritti nell'altro. E vi ringrazio tanto perché grazie anche a voi siamo diventati partner. Poi un'altra cosa che vorrei dirvi, di iscrivervi se vi fa piacere al canale di Dark Lucifer Offroad. Il canale realmente si chiama Dark Offroad. Se vi fa piacere iscrivetevi a un canale un po' cazzaro, tanto per ridere, tanto per far qualcosa. Vi ricordo che sono presente sia su Facebook sia su Twitter, dappertutto. Voi cercate Dark Lucifer e mi trovate. Quindi se vi fa piacere potete aggiungermi, io vi aggiungerò. Ciao belli e alla prossima, ciao! Dal mio super tecnologico touch vorrei fare due piccole sponsorizzazioni. Iniziamo con il canale di DTFF Arby, un canale pieno zeppo di gameplay. Li monta lui, usa vari programmi di montaggio, si fa un mazzo tanto e quindi mi sembra anche giusto una piccola sponsorizzazione. Ciao bello! Questa si chiama sponsorizzazione su commissione. Perché? Perché un ragazzo, Francesco, mi ha chiesto di sponsorizzare un canale di una sua amica e io lo faccio molto volentieri. Si chiama Dolce Vale, il canale, è una ragazza che monta filmati, quindi cartoni animati, a tempo di musica, mette, si sbatte veramente tanto, cerca di impostarlo in una maniera tale che abbiano senso con la canzone, è veramente molto molto bello, dateci un'occhiata. Iscrivetevi! Iscriviti al canale di Dark Lucifer. Non aspettare, iscriviti al suo canale. Se aspetti poi, sono cazzi tuoi. Iscriviti al canale di Dark Lucifer.